La palette di Alice Edwards con Anastasia Beverly Hills non è ancora uscita in Italia da Sephora e non c'è nemmeno da Beauty Bay. Niente, oggi non me ne va bene una. Bizzumo, un saluto a Giovanni dalla regia. Niente, non ce la faccio quando dico zoom, non ce la faccio. Madonna, ho chiuso proprio adesso, dovevo chiudere gli occhi. Asciugati, asciugati, asciugati. Sul pantalone nero! Che ogni volta con i fondotinta liquidi va a finire così, eh? Dior, mi volevi far così anche tu. Come bronzer vado a mettere il Butter Bronze. Butter Bronze. E ci faccio un pennello nell'angolo. Buono questo! Ormai sto diventando una vera pro. Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale. Se questa è la vostra prima volta qui, ciao, mi chiamo Francesca e per il video di oggi andiamo. Ah, mi prendeva il naso. E per il video di oggi andiamo a testare dei prodotti che ho sempre voluto fra le mie manine. Ora, una persona a cui io voglio bene è riuscita a prestarmi questi prodotti per utilizzarli un pochino e recensirli per voi su questo canale e. Ma che parliamone? E stiamo parlando del Kush Mascara di Milk Makeup. Ora voi vi chiederete cosa vuol dire Kush? Kush è un tipo di Maria molto pregiato ed è famoso perché il Kush si può anche non mischiare con il tabacco. Quante cose educative su questo canale. Quindi mi incuriosiva parecchio e ho voluto portarlo qui sul canale perché sì, parleremo più nel dettaglio di questo mascara dopo. Adesso andiamo ad applicare il Tatcha Silk Canvas. Ora, come potete vedere, sì, questa è una taglia da viaggio, però il packaging è super carino. Tutti gli youtuber più famosi del web parlano di questo primer qui e io sono una persona che quando vede un prodotto tante tante volte sul web, a volte mi insospettisco, a volte mi viene proprio voglia di vedere come agirebbe sulla mia pelle. Quindi direi oggi di non fare una intro lunga 3 minuti come in tutti i video e di provare direttamente questi prodotti. L'unica cosa che vi chiedo se volete supportarmi e se volete supportare questo canale è di lasciare un like, ovviamente se vi piace il video, e di iscrivervi al canale così combattiamo questo algoritmo di YouTube. E adesso via con lo zoom, saluto sempre Giovanni dallo studio e cominciamo il video. Allora, i claim di questo primer sono pazzeschi. Ha un effetto lissante, prepara la pelle al make-up, lo fa durare di più, minimizza l'eccesso di lucidità, protegge, aiuta a prevenire l'occlusione dei pori, anti-pollution che vabbè, riduce visibilmente l'apparenza di rughe ed è anti-age. Bene, direi che non ci resta che provarlo. Ok, eccolo qui. Proprio strano, cioè, non so se lo riuscite a vedere, ma con l'unghia si prende proprio così. Quello che ho visto fare in generale, che ho letto che è consigliato, è massaggiarlo tra le dita e applicarlo. L'odore è buonissimo. E lo vado a mettere dove la mia pelle è più segnata, ovviamente. Ok, e sicuramente ha fatto un buon lavoro sui pori e mi sento anche la pelle molto più liscia. Adesso andiamo a mettere il fondotinta di Dior, il Backstage Face and Body, che è diventato tipo l'amore della mia vita praticamente. Non sono nessuno per dirvi su cosa spendere i vostri soldi, ma se non vi serve tanta coprenza, se volete farvi una coccola o un regalo, vi consiglio questo fondotinta. Comunque sappiate che sto cercando dei dupe. E l'unica cosa di questo fondotinta è che non è uno di quei fondotinta che potete applicare tra virgolette tranquillamente, perché è uno di quei fondotinta che si setta da solo e si asciuga e poi non si sposta più. Come vedete non è full coverage, se vi scoccia che si vedano comunque queste discromie e queste imperfezioni dovrete comunque andare a correggerle con un correttore. A me sinceramente non
scoccia praticamente per niente. Ho usato questo perché nell'ultima settimana e mezzo sto usando questo tutti i giorni, infatti ho il terrore che lo finirò molto presto. E quindi so già dire benissimo come lavora e so già com'è questo fondotinta senza primer, che è già fantastico, ma con il primer. Beum! Vi zoom. Allora, come vedete, questo è il fondotinta con il primer. I miei pori sono un po' meno visibili. La secchezza che ho sul naso è molto meno visibile, perché io di solito ho un naso super super secco e super sensibile, infatti è sempre rosso. Qui sul mento vedo che non si sta aprendo subito, e neanche qui dove di solito il fondotinta mi si apre perché sorrido molto forse. Per ora è tutto intatto. Io come al solito ci passo la mia spugnetta, e come vedete dalla spugnetta in realtà è già abbastanza tardi per andarlo a sfumare, se per caso non lo aveste sfumato bene sin dall'inizio. Però parliamo del primer. Perché vivo in Italia? Ragazzi, se qualcuno sa dove poter comprare Tatcha dall'Italia, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Adesso metterò il correttore e vediamo. Vi sto descrivendo tutti i passaggi perché voglio che sappiate comunque cosa faccio. Setto tutto con la cipria di Jeffree Star. Nella piega dell'occhio e sotto la rima ciliare vado rapidamente a mettere un pochino di bronzer, e questo qui è quello di Astra, il gigantesco, quello XXL. Adesso vado a mettere un mio caro amico sul viso, che avete visto probabilmente tipo anche nel mio secondo video su YouTube, credo, che sono le Dew Drops di Marc Jacobs nella colorazione Dew Dew. Questo prodotto va... guardate la meraviglia! Questo prodotto va scaldato super bene sulla mano, perché altrimenti si porta via il fondotinta sotto. E anche con questo prodotto potete stare sicure che niente ve lo leverà mai dalla faccia. Devo ammettere una cosa, io ho un pochino il fetish per gli illuminanti e soprattutto gli illuminanti liquidi. Un buonissimo dupe di questo qui di Marc Jacobs sono le gocce di Mulac in Gold. Anche questo è Face and Body, tutte e due in realtà, e sono molto più economiche. Questo è Marc Jacobs e questo è Mulac, e sul viso durano allo stesso modo. Se avete problemi a far durare l'illuminante, questo è un buon metodo. Se sentite un rumore di sottofondo, mi dispiace tantissimo, ma è il mio condizionatore e senza di lui sarebbe impossibile per me fare video in questo momento. Come bronzer vado a mettere il Butter Bronzer di Physicians Formula. Per scolpire un po' di più rivado con questo di Astra, che è un po' più scuro, e lo metto solamente qui. E ultimamente, in alcune mattinate in cui magari ho più tempo, sto provando diverse tecniche, diverse combinazioni. Quindi se voleste un video su una routine più recente, fatemelo sapere sempre nei commenti qui sotto. Come blush, Wet n Wild Color Icon in Pearlescent Pink. E adesso è arrivato il momento di mettere il mascara alla Maria e di vedere se veramente questo estratto di olio di Maria, non voglio essere demonetizzata, funziona sulle mie ciglia sfigatissime. Ok, qui la Francesca Futura che vi dice alcune informazioni su questo mascara. Probabilmente mi metterò qualcosa qui sugli occhi così non vedrete il mascara, anche se penso che da così lontano non si veda. Questo mascara contiene delle fibre a forma di cuore che si aggrappano alle ciglia per un volume long lasting, così come la lunghezza e l'incurvatura. È senza parabeni, senza solfati, cruelty free, paraben free, vegan, gluten free, fragrance free e silicone free. Perché cannabis? Perché Milk Makeup l'ha sempre voluto, a quanto pare. E questa è una formula progettata anche per nutrire le ciglia. Ok, questa è la differenza fra occhio senza e occhio con. Allora, una cosa che sto notando è che le mie ciglia stanno perdendo immediatamente la curva che gli do con il piegaciglia. Ah, e tra i claim di questo mascara c'è anche il fatto che
ha delle fibre all'interno che non dovrebbero fare fallout, quindi per questo motivo le mie ciglia sembrano molto più folte probabilmente. Ok, mentre aspetto che il mascara si asciughi, metto l'Instacare di Essence, mi piace moltissimo. La curvatura delle ciglia se n'è già andata, metto un po' di illuminante così poi possiamo proseguire con il wear time test e vedere se con questo primer, questo fondotinta è ancora più performante e soprattutto vedere anche se le fibre di questo mascara faranno fallout oppure no. Ok, questo è il risultato finale, adesso proseguirò con la mia giornata barra serata, vi farò ovviamente il wear time test e ci vediamo fra poco, probabilmente in una live, quindi sì, a tra poco. È passata circa un'ora dall'applicazione di tutto questo, qui mi sembra comunque fa male la testa, il caldo mi dà la testa, o forse il mascara. Questa è la situazione, resisterà a questo trucco, a questo caldo? Ed eccoci qua ragazzi, non ho fatto più check-in perché ho fatto il live stream su questo canale con voi e quindi non ne ho sentito il bisogno, anche perché comunque stavo parlando con voi. Se volete un po' di compagnia in qualche sera random, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche, perché ogni tanto facciamo qualche live. Comunque, parlando del fondotinta, allora questo è il fondo e devo dire che per non averlo settato per niente, perché ultimamente sto provando questa cosa di non settare per niente il resto del viso, cioè solo sul contorno occhi in realtà, direi che questa situazione qui è miracolosa. Il mento, cioè ragazzi, il mento non è mai stato così carino e non si è mai tenuto così tanto il fondotinta addosso come questa volta. Non credo che dopo più di qualche ora questo primer impedisca ai fondotinta di accentuare comunque i miei pori, ma non perché questo è un fondotinta che accentua i pori, perché comunque io ho dei pori molto molto dilatati, che bei discorsi che stai facendo Francesca, e quindi non è che c'è un fondotinta veramente che mi fa un favore più di un altro. Con questo la differenza l'ho notata nelle prime 3 ore dopo l'applicazione, però tutto c'è ancora. Sicuramente è anche merito questo nuovo metodo di applicazione, che se volete vi ci faccio un video, ditemelo. Sulla fronte sto messa benissimo, sì, cioè la mia fronte non è mai stata meglio di così, credo. E questo mascara non è vero che non fa fallout, attualmente le fibre mi hanno fatto un pochino di fallout qui sotto l'occhio, niente che io non possa comunque togliere molto facilmente. La curva delle mie ciglia non l'ha tenuta benissimo, infatti se vedete le mie ciglia sono perfette per andare a sciarci sopra d'inverno. Ci ho rinunciato ormai, di solito quando metto mascara waterproof è un pochino meglio, non mi sembra così miracoloso questo mascara alla Maria. Se è un po' più nutriente, e questa cosa va vista con il tempo, potrebbe essere un grosso pro, perché in questo modo non andiamo a stressare comunque le nostre ciglia tutti i giorni, che sono dei capelli, dei peli diciamo delicatissimi, con una formula pastosa e molto molto difficile anche da rimuovere comunque come quella del mascara. Quindi se questo mascara è attualmente abbastanza facile da rimuovere in termini che si scioglie, non in termini che si sgretola come un pelino ha fatto, è fantastico. Voglio vederlo stasera, sicuramente vi scriverò nell'info box com'è andata, però sì, non mi ha colpito così tanto quanto questo primer qui, sinceramente, perché nel tempo devo dire qui il mio fondotinta per qualche motivo non si è aperto per niente, qui si è aperto pochissimo rispetto al solito. Se fosse in Italia
Italia probabilmente ricomprerei la mini size di questo qui, di questo primer, non la full size, perché la full size costa 50 dollaroni, ma la mini size sinceramente la comprerei, magari per occasioni un pochino più speciali, per i problemi a cui devo andare incontro per lo shipping e per il fatto che comunque sul sito di Tatcha o su Beauty Bay o dove posso trovarlo non hanno disponibile una mini size, non credo che lo ricomprerò, anche se mi dispiace veramente veramente un sacco, perché secondo me è uno dei pochi primer che fa la differenza sulla mia pelle, e sulla mia pelle non posso dire la stessa cosa di tutti. Siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi, vi ringrazio se l'avete guardato fino alla fine, e se avete visto questo video fino alla fine commentate con hashtag seta, perché il nome di questo primer in realtà è tela di seta. E grazie per essere stati qui con me, domani farò un video che secondo me sarà molto carino e molto diverso dal solito. Si tratta di un'altra challenge, quindi vediamo. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!